Benvenute nel canale, eccoci con un nuovo video e se vedete lui quindi è video giveaway, sì, lui sarà il mio compagno per i video giveaway. Allora, ho deciso di fare questo video per farvi qualche regalino prima delle vacanze, quindi il giveaway sarà aperto da oggi che è il 4 luglio fino a domenica 2 agosto, quindi appunto in tempo per partire per le vacanze, così farò l'estrazione e spero di riuscire a inviare il tutto prima di... delle partenze effettive, quindi fate conto che io andrò in vacanza il 10 agosto, quindi spero di riuscire a spedire tutto prima. Le regole, vi dico in breve quali sono: essere iscritti al mio canale, mettere questo video fra i preferiti e seguirmi sulla pagina sul profilo Instagram, di cui vi metto comunque in sovraimpressione il nickname e poi vi metto comunque il link diretto nell'info box. Quando commentate sotto questo video, mettetemi con quale nome mi seguite su Instagram, massimo due commenti e potete assumere quello che volete. Mi piacerebbe se mi scriveste cosa rappresenta per voi l'estate, nel senso qual è l'oggetto che per voi identifica l'estate. Appunto, dicevo, massimo due commenti e poi, se vi va, questo però non è una regola obbligatoria, mettete mi piace sulla pagina Facebook, così sarete sempre aggiornate con le novità e quello che faccio, tra virgolette, nel senso che comunque lì posto tante foto come su Instagram. Comunque, per ricapitolare tutte le regole, vi rimando all'info box dove scriverò tutto precisamente. Passiamo a farvi vedere i premi. Allora, siccome so che ci sono anche delle ragazze che mi seguono, che sono amanti come me della tutto ciò che è cartoleria e organizzazione di agende e quant'altro, ho pensato di mettere questa agenda 2015-2016 che è fucsia. Ora è incartata, quindi non ve la apro. Comunque, qui al posto per mettere la penna. E alla settimana su due pagine, pagine a righe, perché l'ho presa anche per me, ma non l'ho ancora aperta, ho visto il campione che c'era appunto lì. Poi, questi orecchini, che sono, li ho scelti di un colore neutro perché possono essere abbinati su tutto, sono un beige chiarissimo, sono smaltati e sono realizzati questa filigrana leggerissima, quindi pur essendo abbastanza importanti sono molto leggeri, scusate. Poi il profumo nuovo di Pupa Haim, questo qua, e infine sempre una palette di Pupa, questa qua. Io ho preso per me della Vamp perché ho trovato questa collezione, quella con il borgogna al posto dell'azzurro, però visto che è estate ho pensato che potesse essere più adatta questa qua azzurra. Spero che i premi vi piacciono, io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. La parte sotto è questo slip alla brasiliana, che ha questa arricciatura davanti, ovviamente può essere stretto ma non è il caso. È sgambato ma non sgambatissimo, così sembra molto più sgambato di quello che è nella realtà. E la cosa che mi piace è che ha questa fascia che accompagna i fianchi in maniera molto morbida, quindi non segna la figura e la parte dietro arricciata dà un'idea di un lato B un pochino più tonico, mettiamola così. Può essere portato anche però con questa fascia risvoltata, quindi un pochino più a vita bassa. Questo è vecchissimo, di Calzedonia, mi piace un sacco. La seconda domanda è: il tuo costume più pazzo, particolare o colorato? Il mio costume più pazzo è in assoluto questo, ed è questo bikini a triangolo, questo ha la coppa preformata, che ha disegnato un leone da questa parte, una scimmietta e degli elefanti da quest'altra, lo sfondo ha delle palme e la parte sotto raffigura la spiaggia, quindi c'è il mare. Prometto dritto che è il mare, le palme e la sabbia.